Con il Round 6 che si è corso il 22 e 23 ottobre a Maggiora Offroad Arena, la casa italiana del Rallycross si è chiuso il campionato italiano di questa spettacolare disciplina che ancora una volta si è caratterizzata per il grande spettacolo offerto dai piloti durante tutte le gare ed in particolare nella prova finale. Il meteo incerto, con la pioggia dei giorni prima e del sabato notte, che ha reso ancor più difficile il tortuoso tracciato ricavato nelle colline novaresi, ha portato ulteriore suspense soprattutto nella prova della domenica. La gara era valida anche come ultima prova del campionato FIA CEZ, Central European Zone, e sono stati numerosi i piloti impegnati in questo campionato, che sono venuti sullo storico tracciato novarese per cercare di conquistare gli ultimi punti disponibili. L'alto atesino Werner Gustler ha vinto la gara dell'RX5 dopo una prova gagliata. Quando c'è stato da battagliare, il pilota della Skoda Fabia non si è mai tirato indietro. Gustler ha preceduto il sempre positivo Stefano Avandero, anche lui su Skoda Fabia, e Luca Maria Rizzello al volante di una Peugeot 208. La gara è andata bene, molte grazie anche al nostro team che ha fatto un bel lavoro. Ringrazio la Colombi, il nostro manager e tutto. Qualcuno problemi abbiamo perché ho fatto un incidente, ma non lo so quale colpa, ma in finale è andato molto bene, sono contenti, forse il prossimo anno arrivo anche. Il titolo tricolore è stato vinto da Gianmaria Gabbiani, che però non ha potuto prendere parte alla finale a causa di un contatto con Gustler durante le Q, contatto che ha danneggiato in modo irreparabile la sua Skoda Fabia. L'unico che poteva impensierirlo era Fabio Mezzatesta, che però è riuscito ad ottenere in finale solo un quarto posto, complice un testacoda che si è fermato a soli due punti dal rivale. Vediamo un po' i loro tempi. Gabbiani fa 48.42 a questa. Nel supercar senza storia il preannunciato duello tra la Subaru Impreza di Rosario Corallo e la Fiat Punto di Michele Andolina. The Professor infatti è stato fermato dalla rottura del motore già sabato e quindi Corallo si è laureato senza fatica per il secondo anno consecutivo campione italiano supercar. Marco Valazza, al volante della sua Ford Fiesta, si è laureato per la terza volta campione italiano Super 1006. Ma il Round 6 è stato vinto dal nuovo campione Fiat CEZ, Ciri Giusta, che è stato costantemente tra i migliori e ha dominato la finale con la sua Skoda Fabia in 5 primi 53 e 483. Nella STC 1006 Paolo Barbieri, con la sua Citroen C2, ha vinto meritatamente grazie ad una grande costanza di risultati il titolo italiano, anche se nell'ultimo round ha dovuto correre in difesa. Grande vittoria per un arrembante Marco Valsesia, apparso particolarmente in forma con la sua Citroen Saxo. Valsesia ha preceduto il bravo Matteo Valazza, anch'egli su Citroen Saxo, e proprio Paolo Barbieri. Nella STC 2000 la gara è stata vinta dal campione Fiat CEZ Roman Castora, come sempre al volante della sua Opel Astra. Non è stata una vittoria facile per il pilota ceco che, complice qualche problema tecnico, ha rischiato di farsi superare in extremis da un ottimo Hermes Mapi, che al debutto nel rallycross con una Renault Clio ha dimostrato di avere buone qualità. Terza posizione, anche lui praticamente involata, per Marco Nicolini, che con questo podio però ha avuto la soddisfazione di laurearsi campione italiano di categoria, precedendo una comunque brava Arianna Corallo. Alberto Palestrini è per la terza volta consecutiva campione italiano di STC Plus 2000. Fin dalle Q Marcello Gallo su Life Live TN5 e Riccardo Canzian su Speedcar XTR, che partivano staccati di soli 2,5 punti nella classifica generale, hanno duellato per la supremazia nel campionato. Purtroppo questo duello è mancato proprio nella finale. Marcello Gallo, autore di una partenza straordinaria, si è involato verso la vittoria, mentre Canzian è rimasto intruppato dietro ed è stato costretto al ritiro già nel corso del primo giro. La finale si è così trasformata in una cavalcata trionfale per il pilota di Gozzano che, vincendo in 5 primi 10 e 492, si è laureato per la quarta volta campione italiano. Sì, ce l'abbiamo fatta, ultima gara, vittoria di gara e vittoria di campionato. È stato un campionato intensissimo fino all'ultimo, fino alla finale avevamo solo mezzi punti di distacco tra me e Canzian. Ovviamente avversario fortissimo come tutti, ma lui specialmente forse se lo meritava più di me, ma la fortuna ha baciato me questa volta. Secondo campionato di fila vinto con la Life TN5. Dove che è? Qua. E niente, sono contento. Matteo.
In seconda posizione con il suo GMN si è piazzato Matteo Grieco, mentre terzo su Yakar si è piazzato il giovanissimo Valentino Ledda, che ha conquistato anche il trofeo RX Under 18 riservato ai più giovani. Diciamo che la mia gara è andata bene per come è iniziata. Ieri in Q1, cercando di scavalcare una posizione, mi sono dovuto ritirare perché ho rotto la crociera dallo sterzo. Stamattina in Q2 per problemi tecnici non sono riuscito a partire, quindi diciamo che ero molto in fondo nel gruppo, ero pure convinto di non essere qualificato per la semifinale. Q3 è andata bene, anche Q4. Semifinale ho fatto un rimontone, partivo ultimo, ovvero nono. Sono riuscito ad arrivare secondo a pochissimo dal primo. Invece la finale partivo quarto e sono arrivato terzo. Sono molto felice e soddisfatto, anche perché ho vinto il campionato italiano Under 18, campionato italiano Rallycross Under 18. Si chiude così una bella stagione del campionato italiano Rallycross. Sport Club Maggiore, promoter del campionato, sta già lavorando alla prossima stagione. L'ultimo appuntamento ufficiale del 2022 sarà sempre a Maggiore, a novembre, con le premiazioni ufficiali del campionato.